Bignoni, per gli altri compagni è un punto di riferimento, quindi questo è il motivo per cui è stato portato. Parlando invece tecnicamente, Viggiano, giocatore fondamentale per le rotazioni di Buchi, soprattutto per l'equilibrio difensivo. Pronti alla prima palla, due, abbastanza fortunosa nelle mani di Sassari, che con Travis Diner, numero uno assoluto nella classifica degli assist, va subito a far girare. Drake Diner dal palleggio, l'arresto, il tiro, nulla di fatto, il rimbalzo, e sui rimbalzi sarà gran lotta, appunto l'abbiamo già anticipato, tra la verticalità di Isley, il più leggero centro della Serie A, e la muscolatura di Simmons. Eccoli, uno contro l'altro in post basso, poi lo scarico arriva Robinson, centro da tutti. Simmons raddoppiato molto bene da Sacchetti, però non è scalata la difesa sul taglio di Reynolds, sul taglio di Robinson, che è stato ben servito da Simmons. Abbiamo parlato dei dispiaceri inflitti da Brindisi a Sassari in Lega 2. Beh, non dimentichiamo che l'unica sconfitta stagionale subita da Sassari in casa è stata proprio inflitta dall'Enel Brindisi. Intanto fischio arbitrale. Fallo, fallo per Gibson, primo fallo di Jonathan Gibson, che insieme a Donnell Taylor condivide la vetta della classifica marcatori con poco più di 20 punti a partita. Travis Diner arma il braccio, è lungo, si salta per il rimbalzo. Il possesso è assegnato ancora a Sassari con Travis Diner che si prepara ad amministrare la rimessa. Rivediamo il replay del nostro regista Valsecchi ed effettivamente sembra che sia stato proprio Simmons a toccare per ultimo. Ancora senza punti segnati Sassari, che si sblocca subito con chi? Indovinate un po', con Drake Diner. Ottima rotazione di palla. Dall'altra parte Gibson prova a rispondere. Drake Diner, osservato speciale, la peggior partita giocata quest'anno da Drake Diner praticamente è arrivata proprio, almeno a livello di punti, contro Sassari. E diciamo che Drake Diner, che ne aveva fatti contro Brindisi, che ne aveva fatti 10 in quella partita lì, ha già deciso di cercare di cancellare quella cifra. Ancora ottimo il triangolo offensivo di Sassari per spaziature. Jeff Viggiano ed è Scottie Reynolds, Gibson a sfruttare il pick and roll con Cedric Simmons, perfettamente seguito. Molto dentro Isley, dentro, tenuto dentro l'area, a quel punto per Gibson molto facile all'arresto e tiro. Bootsy Thornton in un momento di parziale appannamento, vuole ovviamente trovare di nuovo la sua brillantezza in punta. Ryan Sacchetti da grandissima distanza, poi in questo caso è Isley con il rimbalzo, meglio il tap out, combinazione che non si è chiusa intanto tra i cugini Diner, e allora Travis che consegna in post basso a Tony Isley. Ultimo tocco secondo gli arbitri è di un giocatore di Sassari, attacco confusionario questo. Sì, anche perché è stato bravo Simmons a tenere con il corpo Isley sotto canestro. Diciamo che non fa tanta fatica visti i 95 kg di Tony Isley. Poi intanto scivola Scottie Reynolds, bravo Simmons a trovare libero Robinson. Ancora una volta molto bene lo scarico di Simmons, si muove la palla nonostante Reynolds fosse scivolato su i famigerati adesivi pubblicitari sulla lunetta. Ne abbiamo visti già parecchi di scivoloni nella prima giornata in quella zona del campo, un parquet tra l'altro molto utilizzato, diciamo così, con qualche punto particolarmente sordo anche al rimbalzo. Brian Sacchetti che restituisce a Bootsy Thornton, punteggio in perfetta parità con Sassari che capitalizza al massimo le due bombe di Drake Diner. Sacchetti che poi, figlio ovviamente, Brian Sacchetti che esercita la mira, diciamo appunto, di un Drake Diner che steccò abbastanza clamorosamente la partita di andata con 10 punti. Drake Diner che non scende sotto la doppia cifra punti dal 15 gennaio del 2012, capite cosa vuol dire per lui arrivare giusto giusto sopra quella cifra. Intanto la muscolatura contro la leggerezza prevale. Cedric Simmons si butta dentro, Gibson subisce il fallo da parte di Travis Diner.
Precedentemente abbiamo visto il primo tiro da due punti della partita del Banco di Sardegna, dopo tre minuti di gara non è male. Dall'altra parte era comunque un buon tiro quello preso da Thornton, dall'altra parte la velocissima transizione di Brindisi, una delle armi della squadra di Buchi. Gibson immediatamente dentro per subire il fallo. Anche se in quanto a corri e tira Sassari insegna un po' a tutti con quell'attacco stratosferico, che tra l'altro poi ha una caratteristica molto curiosa, quello di essere assolutamente pari in casa e in trasferta. 88 punti segnati in casa, 88 punti segnati in trasferta. Intanto con Gibson Brindisi passa avanti di due. Reddiner che va via, Reynolds che lo tocca con il braccio, e anche qua stiamo assistendo a quello che abbiamo visto ieri, Ricky, ovvero sia grande attenzione da parte della terna arbitrale a tutti i contatti. Lencekin viene immediatamente sanzionato, si arrabbia forse Reynolds perché si aspettava che qualche compagno lo aiutasse su quel velo più che blocco che è stato fatto da Sacchetti. Eccolo Brian Sacchetti, che al contrario appunto di quello che abbiamo detto di Drake Diner, intanto per quale motivo Travis Diner è il numero uno degli assist? Per questo motivo. Dall'altra parte manca l'aggancio Cedric Simmons in un modo che lascia stupefatto lui prima di tutti. Brian Sacchetti dalla grande distanza, il tiro viene sputato fuori dal canestro, deve rientrare Sassari e questa volta la transizione difensiva è abbastanza organizzata, non del tutto però, anche se poi dall'angolo è Robinson che non trova la mira giusta. Travis Diner, io ho definito questa partita, Ricky, una partita da respiratore, da respirazione bocca a bocca. Io non te la faccio, te lo dico già adesso. Io non la voglio da te. Diciamo così che il forum è ben popolato. Intanto è arrivata la stoppatina di quello che con una stoppata e tre a partita è tra i primi cinque, il quarto esattamente tra gli stoppatori del campionato. Diciamo che se abbiamo bisogno cercheremo aiuto da qualche altra parte. Va bene, il mio regista saprà aiutarmi. Intanto Travis Diner, torniamo alle cose serie, va a cercarsi un canestro che doveva essere affrettato con i 24 che scorrevano. L'ultimo tocco, in questo caso c'è proprio un tocco falloso. Allora, Diner, primo fallo. Ha un po' rallentato questa azione Sassari, ha cercato un tiro quantomeno difficile e problematico Travis Diner allo scadere, aveva quasi recuperato il rimbalzo Isley, ha commesso invece fallo Diner per cercare di strappare la palla dalle mani di Robinson. Circolazione di palla per cercare Jeff Vigiano e poi in post basso Robinson che vorrebbe sfruttare il mismatch fisico con Thornton, lo scarico per Gibson che fatica a trovare la via del canestro in questa situazione, anche se sono quattro i punti per lui. Dall'altra parte si alza la mano sinistra di Thornton. Bene Diner col passaggio schiacciato a Thornton, molto meno bene il rientro difensivo dell'Enel. Secondo assist da parte di Travis Diner. Scottie Reynolds a sfruttare il pick and roll con Simmons che riceve e che facilmente va a appoggiare il pallone dentro il canestro. Veramente scarsa l'opposizione di Isley, troppo facile per Simmons. Isley che ha una gran tendenza a commettere fallo, deve fare molta attenzione. Tra le altre cose abbiamo detto che Ignerski, altra muscolatura a disposizione di Sassari, è praticamente fuori combattimento. Gran canestro intanto di Drake Diner che vuole cancellare quella casellina negativa alla voce partita contro Brindisi in casa. Scottie Reynolds continua a cercare la combinazione con Robinson come spesso ha fatto in campionato. Robinson poi non c'è il canestro, subisce il fallo da parte di Brian Sacchetti. Ha iniziato bene da una parte Drake Diner, ha iniziato molto bene anche Robinson dall'altra parte. C'è da dire che le due difese le definirei con un eufemismo all'acqua di rose. Sicuramente assisteremo a una partita in cui le due squadre cercheranno di utilizzare le loro armi vincenti, che va detto ovviamente soprattutto per Sassari ma anche per Brindisi, ovvero sia attacchi al fulmicotone. Scottie Reynolds sporcata la traiettoria da parte di Sacchetti, ma è bravo Robinson a trovare comunque. Bene lo scarico di Reynolds, molto meno bene la circolazione difensiva del Banco di Sardegna. Brian Sacchetti prende la mira, prova il tiro dalla grande, nulla di fatto. Dicevamo di Brian Sacchetti, la sua miglior partita in la sua seconda miglior partita in stagione è arrivata proprio contro Brindisi, è stato uno dei pochi giocatori che ha risposto adeguatamente in quella particolare occasione, in quel 4 di novembre
dello scorso anno. Per lui 12 punti, 5 rimbalzi. Parlo di Jeff Viggiano, primo fallo. Intanto primo fallo chiamato contro Jeff Viggiano. Abbiamo detto Viggiano che chiaramente sta anche cercando di ritrovare la miglior condizione dopo uno stop forzato. Intanto Thornton, buona difesa del pallone con il corpo. Molto bene il taglio a ricciolo di Thornton, subito servito da Diner. Dall'altra parte Reynolds ad amministrare, Banco di Sardegna avanti di 2 punti, Gibson con questa sua strana ma particolarissima tecnica di rilascio del pallone. Travis Diner porta a spasso il pallone, poi ancora per il tiro dalla grande distanza di Sacchetti, polveri bagnate per il figlio del coach che ha appena rinnovato il contratto. Dall'altra parte bravissimo Reynolds, bravo anche Viggiano, meno brava la difesa di Sassari. Ancora una volta pessimo rientro difensivo di Sassari, molto bene Reynolds invece nella conduzione del contropiede. Viggiano stava prendendosi praticamente il tè delle 5 in quella posizione di post basso. Intanto ancora Sassari avanti con Brian Sacchetti in punta, puntato, scusate il gioco di parole da Robinson, spalla canestro di Diner che vuole ancora un aiuto, arriva il tiro di Isley che però è decisamente poco felice, stavolta cerca di rientrare ma in realtà sa Brindisi a non accelerare più di tanto, in questo caso il tentativo di contropiede, fallo chiamato contro Travis Diner che non convince il ragazzo di Fondulac. E intanto il coach Sacchetti deve chiamare in causa il Nerski, di cui abbiamo detto delle cattive condizioni fisiche, per dare un po' di fiato se non di consiglio al figlio Brian. Sì, che non ha iniziato la partita nel migliore dei modi, 0 su 4 per lui da 3. Ha insistito tanto nel tentativo del tiro dalla grande distanza. Intanto Reynolds che prova ad alzare qualcosa che è una via di mezzo tra un appoggio e un alley-oop, ma tant'è, la palla entra nel canestro consentendo all'Enel Brindisi di portarsi avanti di 2 punti. Travis Diner, questa volta il suo arresto e tiro è impreciso, deve rientrare in fretta Sassari, già Brindisi l'ha punita un paio di volte sulle cattive transizioni, stavolta ad attacco schierato Simmons contro Thornton e contro Isley. Fino ad ora Sacchetti non ha trovato l'arma contro la fisicità di Cedric Simmons. L'Enel sta facendo tutto quello che vuole in attacco, c'è la giusta pressione difensiva per impedirgli e rompere i giochi che sta eseguendo molto bene la squadra brindisina. Intanto Scottie Reynolds, quasi una palla rubata, rivediamo nel replay l'interferenza, poi però secondo gli arbitri la palla era stata portata fuori da Reynolds, Reynolds che lascia il campo per Robert Fultz. Reynolds in campo Fultz. Intanto c'è ancora una conversazione tra l'arbitro e il tavolo a proposito, credo, di un cambio eseguito da Piero Bucchi. No, semplicemente perché il cronometro dei 24 secondi è stato azzerato quando non aveva ancora il possesso l'Enel con il recupero di Reynolds, di conseguenza deve essere mandato avanti l'orologio per i secondi che erano già passati, più o meno una decina. E perché secondo te coach Bucchi si è arrabbiato comunque per questa pausa e continua a far vedere agli arbitri il fatto che insomma non sia contentissimo? Aveva ritmo Brindisi e questo tipo di stop può in qualche modo dare la possibilità agli avversari di ricomporsi, di ritrovarsi? Ma non saprei dirtelo sinceramente, anche perché lo stop è stato generato dalla sua protesta. All'inizio uno dei tre arbitri ha redarguito Bucchi, dopodiché Taurino invece si è accorto che era stato azzerato il cronometro dei 24 secondi, è andato lui stesso al tavolo proprio per dire occorre mandarlo avanti, credo questo sia il motivo, se è stato anche chiamato l'addetto al cronometro, di conseguenza presto verrà risolto questo problema. Le cifre dicono che Brindisi intanto appunto è stato portato a 13 secondi il tempo rimanente per l'attacco sassarese, le statistiche dicono che quando Brindisi riesce a prendere più rimbalzi, ad essere dominante sotto canestro,
porta a casa la vittoria. Chiaramente quel Simmons, intanto che cosa non ha servito Travis Diner, arriva la stoppata proprio di Simmons su Easley, che aveva provato a fare saltare il diretto avversario, il quale però è rinvenuto su di lui. Si rinnova ancora una volta la sfida, questa volta arriva il canestro ed anche il fallo. Il fallo credo sia stato fischiato a Thornton, che ha spinto cercando di andare a rimbalzo Viggiano. Dall'altra parte però Easley aveva fatto un gran movimento, sta soffrendo non poco la fisicità di Simmons, aveva tentato nell'azione precedente di schiacciare su un tentativo di stoppata di Simmons, non gli era riuscito, adesso è stato molto bravo con le esitazioni a mettere fuori ritmo Simmons e a segnare due punti importanti. Il canestro è stato convalidato, il fallo contro Thornton è stato chiamato dopo, o comunque non in modo tale da cancellare i due punti realizzati da Tony Easley, ma chiaramente in modo tale da mandare Viggiano, visto che Sassari ha già esaurito il bonus, in lunetta. Sassari come Brindisi, tra l'altro. Viggiano 0 su 2. Abbastanza anomalo per un giocatore che tira con oltre il 70% i liberi. Intanto bravo Thornton a cercare Easley con più rapidità. Chiaramente più si schiera la difesa di Brindisi e più è difficile andare a canestro. Questa volta la rotazione difensiva di Brindisi non è perfetta e Easley contro Viggiano a vita facile. Ho interrotto brutalmente il mio grande commentatore, co-commentatore. Gibson intanto cerca di interrompere il rientro di Sassari. Travis Diner che chiama lo schema, cerca di sfruttare il blocco di Gnersky, che poi si apre, secondo pick and roll questa volta con Easley dalla grande distanza. Drake Diner ha già cancellato i 10 punti segnati in 4 quarti dell'andata. Fultz vede Gibson che fa un passo indietro, questa volta arriva il tap-in da parte di Robinson e sicuramente la fisicità di Brindisi sotto canestro sta facendo la differenza. Dall'altra parte Sassari è ancorata a Drake Diner, Travis Diner poi sull'aiuto va a subire il fallo da parte di Cedric Simmons. È stato ben raddoppiato da Simmons e Fultz. Travis Diner, che oltretutto era molto vicino alla linea laterale, di conseguenza non aveva spazio per muoversi, con gran caparbietà è riuscito a uscire da una situazione alquanto spinosa, facendo commettere il fallo a Simmons. Oltretutto è il primo, comunque preferisce preservarlo in questi ultimi secondi di fine primo quarto. Buchi 45 secondi e 9, intanto Travis Diner sbaglia il primo tiro libero, 84,4% la sua percentuale, difficile che anche il secondo esca, e infatti è così e il punteggio rimane nuovamente sul piano della più assoluta parità. Le due squadre, anche se sono pari nel punteggio, hanno fino ad ora giocato in maniera decisamente differente e tra le due è proprio Brindisi quella che è riuscita ad attenersi maggiormente a un game plan prestabilito. Intanto ancora un tentativo da parte di Gibson, in questo caso, che non va a buon fine, e in questo caso è Grant decisamente meno intimidatorio nei confronti di Easley. Dall'altra parte primo tiro libero, primo tiro fuori per Drake Diner. Viggiano negli ultimi 17 secondi di questo primo quarto, e poi Gibson adesso a fare scorrere i secondi verso l'ultimo attacco di questi primi 10 minuti. Il blocco da parte di Grant, Gibson, l'accelerazione, il fallo commesso da Tony Easley. Il merito di questa azione, che è arrivata a mettere poi Gibson sulla lunetta per il fallo subito da Easley, è stata la velocità con cui è partito Grant dalla linea di fondo per andare a fare il blocco per il pick and roll proprio a Gibson. A quel punto la difesa era chiaramente in ritardo, oltretutto Easley notoriamente non è esattamente un mastino in difesa, essendo già alto sulle gambe, ha subito la penetrazione di Gibson e ha commesso il fallo. 4 rimbalzi per Tony Easley, 4 rimbalzi difensivi e 6 punti per il centro sassarese.
2 secondi e 50 da giocare, con due punti avanti adesso Brindisi. Entra in campo Matteo Formenti, prova il pallone per Drake Diner, una sorta di passaggio baseball con lo scarico poi per Pinton. Non è contento Sacchetti. Essere tipica di partite di questo genere, ovviamente c'è anche poco pubblico sugli spalti, di conseguenza anche i giocatori forse ne risentono un po'. Fulz, la circolazione di palla dalle mani di Grant per quelle di Formenti. Robinson dal post sale a ricevere il pallone, Thornton al rimbalzo difensivo. Diciamo che con Siena Reggio Emilia all'ultimo quarto di finale avremo qualcosa di lievemente diverso in termini di intensità difensiva. Pinton, il ferro, i due ferri allontanano il pallone, poi è bravo Viggiano a mandare letteralmente in tribuna Thornton. Viggiano è bravissimo a lanciare Gaetano. Forse questo è un buon metodo per svegliare il pubblico. È stato invece fischiato un fallo tecnico a Grant perché si è appeso dopo la schiacciata. Chiaramente poteva evitarlo, ma altrettanto vero che forse aveva paura che arrivasse qualcuno da dietro. Quello più il motivo del fatto che sia rimasto appeso. Ed è il motivo per cui Bucchi prende la giacca, se la toglie, la scaraventa letteralmente per terra dietro la panchina. Fallo tecnico chiamato contro Jirai Grant. Abbiamo già sottolineato più volte come gli arbitri stiano facendo grande attenzione a tenere bassa la tensione agonistica, chiamiamola così, fisica. Però certo, in questo caso forse la punizione è stata un po' severa, direi severa senza un po', per Brindisi, che in buona sostanza si vede vanificata la mini fuga che aveva tentato in chiusura di primo quarto. Due punti avanti adesso, ma con Sassari in possesso. Raddoppio su Drake Diner, arma letale fino ad ora con 13 punti in un quarto. Prova a partire sfruttando la diversa stazza di Jirai Grant dal post Isley, ma nulla di fatto, è bravo Formenti a far buona guardia. Riparte Brindisi di corsa, deve rientrare Sassari, lo fa. Robinson scambia e riconsegna poi a Fulz, che nella rotazione vede Pinton che lo lascia un attimo libero. L'idea era buona, il canestro un po' meno. Drake Diner per Pinton. Travis Diner in panchina, fino ad ora un solo punto per lui. Ignerski, a dispetto della schiena, prova a spingere dalla grande distanza, nulla di fatto. Sassari che non sta tirando bene, in realtà Sassari che non sta eseguendo molto bene alcuni schemi prestabiliti. Aggrappata la performance di Drake Diner, intanto Thornton riesce a recuperare il pallone, che ha segnato più della metà dei punti della squadra numero 2 in Italia. Parte Pinton, subisce il fallo da parte di Formenti. La mia impressione è che Sassari non sia particolarmente brillante fisicamente, i giocatori sembrano andare quasi al trotto anziché al galoppo. Sta tirando tanto da 3 e male, 3 su 14 fino a questo momento. È una tipica partita di Sassari, con l'unica differenza che le percentuali di tiro sono ben diverse dalla norma. Quarta squadra in Italia per percentuale dalla grande distanza, Sassari, oggi decisamente lontano quel 38,8 che recita la statistica, che rimane tra l'altro identico anche quando si gioca fuori. Ancora qualche difficoltà nell'attacco sassarese con De Vecchi, che deve cercare di inventarsi un canestro, poi svetta il centro del banco di Sardegna Isley, che va a subire il fallo. Ne approfitta Isley, grazie all'assenza di Simons in mezzo all'area, ha preso un gran rimbalzo, era però completamente solo, non era stato effettuato il taglia fuori. Adesso entra Zerini, che va a sostituire Grant, sicuramente più pericoloso adesso dal perimetro Lennel con questo cambio. Zerini che invece conserva un buon ricordo della partita vinta dalla sua squadra al Pala Serra di Migni. La seconda miglior partita stagionale per il giocatore fiorentino. Intanto Isley a segno con il primo tiro libero. Partita che effettivamente 2 su 2 per Tony Isley si è davvero adagiata su dei ritmi che non sono quelli che ci saremmo immaginati, soprattutto da un match come questo. No, indubbiamente ritmi bassi, o meglio, non perché le squadre non cerchino di correre, ma in quanto a intensità. Zerini, esce ancora Gibson, poi si fa vedere Fulz che sfrutta il blocco proprio di Zerini,
Robinson sporcato la linea di passaggio, il gran difensore che è Gerdi Vecchi. 9 secondi da giocare per l'attacco brindisino. Devo dire che fa abbastanza impressione, Riccardo, vedere il forum così vuoto. Certamente l'uscita prematura di Milano non è che aiuti a riempirlo. No, sicuramente non è questa una di quelle partite che riempiono il palazzo, anche perché in un altro giorno probabilmente tifosi sassaresi e brindisini sarebbero venuti, ma oggi è pur sempre venerdì. Thanks God it's Friday, arriva la stoppata da parte di De Vecchi. Gibson paga in questo caso la statura, Pinton poi prova a cambiare repentinamente direzione, rientra bene però in questo caso la difesa brindisina. Drake Diner arma il braccio e con questo andiamo a quota 4 su 6 per Drake Diner. Impressionante la performance balistica di Drake Diner. Dall'altra parte Fulz va via, Pinton, penetrazione, scarico molto ben giocato con il taglio verticale di Zinelli. È andato Di Liegro ad aiutare sulla penetrazione, Fulz molto bene con i tempi e i modi per lo scarico a Zerini. Questi giocatori sono i giocatori che certamente non hanno il grandissimo nome, ma sono l'ossatura operaia di una squadra, quella di Brindisi, che Bucchi ha davvero plasmato riportandola nella massima serie. Intanto esce decisamente poco pulito il tiro, ci si butta per terra, primi accenni di una maggiore intensità sotto canestro. Ancora una volta circolazione di palla discreta per Sassari, un tiro preso da Pinton, ma l'unico in questo momento che sta segnando con continuità, anzi proprio l'unico che ha segnato da tre per Sassari è sempre solo Drake Diner. Aveva provato in apertura Brian Sacchetti, 0 su 4. Fulz e Pinton, Gibson chiama in causa Matteo Formenti, poi prova a partire sfruttando Gibson il blocco di Zerini. Persino Gibson, primo marcatore del campionato fino ad ora, sta tutto sommando battendo un minimo alla fiacca, solo tra virgolette 8 i punti per lui. Pinton che consegna Ignerski in modo abbastanza goffo, poi recupera Ignerski in questo caso, circolazione ancora per il tiro della grande di Pinton, questa volta è bravo De Vecchi a recuperare il pallone, un pochino meno attenta alla difesa brindisina. Certo non è una bellissima partita fino ad ora. Drake Diner raddoppiato, ancora più libero è De Vecchi, primo ferro e questa volta è Brindisi a conquistare il rimbalzo. Deve rientrare Sassari, una fase di partita non decisamente da ricordare, prova ad andare via Gibson che poi scivola dopo il contatto con Di Liegro. Chiaramente commesso fallo da Di Liegro sull'uscita, lo show sul pick and roll, leggermente in ritardo, ha colpito con una coscia, un ginocchio Gibson che è chiaramente più basso, aveva il baricentro molto più vicino a terra rispetto a Di Liegro, questo è il motivo del fallo. Ancora conversazione prolungata tra Taurino e Bucchi, torna in campo intanto Scotty Reynolds. Esce tra l'altro uno spento, perlomeno un non accesissimo Gibson. Esce Gibson. La rimessa per Brindisi, 14 secondi da giocare, prova dalla grande distanza Zerini, il ferro beffa il giocatore che vede il suo pallone andare oltre il tabellone, dunque tornare nelle mani di Sassari che adesso ha di nuovo in campo Travis Diner e Brian Sacchetti. Drake Diner, schema di rimessa quasi al rallentatore, Sassari è una squadra che tende a sfruttare i primi 10 secondi per andare a canestro, ne perde davvero molti di più in questa situazione. Travis Diner nell'angolo per De Vecchi che fa saltare e poi preferisce ancora lo scarico per Brian Sacchetti, ancora niente di fatto, Sacchetti capisce di essere in ritardo, deve rientrare per non lasciare sguarnita la sua zona di campo. In
difesa poi, arriva De Vecchi che subisce un contatto, si fanno male in due praticamente, sia Robinson che Jack De Vecchi. Sì, era molto vicino De Vecchi quando si è girato Robinson, che chiaramente in maniera del tutto fortuita ha colpito con il gomito destro il volto di De Vecchi. Comunque non si sono fatti niente tranne il fallo fischiato a De Vecchi per i due tiri liberi a Robinson. Antoine Robinson, assoluto protagonista della partita d'andata con 21 punti, 7 rimbalzi. Sta cercando di lasciare il suo marchio anche su questa. 2 su 2 per lui. Robinson che sale a quota 10. Ancora una rimessa lunga da parte di Travis Diner. Sacchetti ha studiato evidentemente un sistema per evitare di subire un'eventuale pressione sul portatore di palla. Sacchetti si De Vecchi si butta dentro, subisce il fallo da parte di Zerini. E questo mi fa pensare davvero, Riccardo, che tu abbia assolutamente ragione, ma non ho motivo di dubitarne comunque, sul fatto che Sassari stia come economizzando le energie, comunque non vuole schiacciare sull'acceleratore, non vuole o non può, e qua è un po' la domanda che può decidere anche questa partita. Sacchetti vede De Vecchi, una palla che non è persa ma per la quale rimangono solamente 4 secondi di gioco, prova a svettare Travis Diner, poi in qualche modo Di Liegro mantiene il possesso della palla, palla che aveva toccato l'anello e che dunque consente ancora i 24 secondi alla formazione sassarese, però certo né Sassari né Brindisi in questo secondo quarto sono parenti, va a schiacciare adesso De Vecchi. Bene il taglio di De Vecchi e l'assist dal post basso di Thornton. Fulz che aspetta e riceve il blocco di Zerini, poi preferisce scaricare nell'angolo per Formenti che trova il canestro da tre. Bene messo in ritmo Formenti dal passaggio dal palleggio di Reynolds. 2 punti adesso da rimontare per la formazione sassarese. Brian Sacchetti consegna a Buzzi Thornton. Ancora Sacchetti che cerca di attaccare adesso il canestro, rischia l'infrazione di passi, trova il modo di scaricare la palla, poi Travis Diner va a portare la palla fin dentro il canestro mancando clamorosamente, soprattutto nel suo caso, il bersaglio. Fulz invece prende il secondo palla consecutiva e scava il primo distacco minimamente consistente di questa partita. Coach Sacchetti deve chiamare il time out. Costretto a chiamarlo perché la sua squadra è chiaramente addormentata, sarà molto arrabbiato con i suoi, oltre a non giocare bene in attacco, forzando delle situazioni, tirando troppo da tre in questo momento, sbilanciato totalmente l'attacco, 20 tiri da tre e 16 da due, subisce anche i contropiede di Brindisi, come in questo caso completamente libero Fulz, il giocatore più vicino era a circa 4 metri. Piero Bucchi, lo abbiamo già sottolineato più volte, allenatore di grande esperienza che conosce molto bene questo tipo di formula di partita. A volte, come dicevamo prima, sotto l'aspetto delle due squadre che giocano quasi a specchio, forse Bucchi non vuole correre il rischio di far correre di correre tanto per far correre Sassari, cioè per portare Sassari su quello che è il suo terreno preferito. La necessità per Bucchi è quella di mantenere i ritmi sufficientemente bassi da non mettere in ritmo proprio gli avversari, ma non tanto bassi da uscire dal ritmo proprio. Ovviamente non può snaturarsi Brindisi, però sta sicuramente interpretando questa partita molto meglio rispetto al banco di Sardegna, le transizioni difensive sono migliori, in attacco sta facendo circolare meglio la palla, direi che fino a questo momento sta giocando chiaramente meglio ed è avanti giustamente nel punteggio. Al termine di questa azione d'attacco del banco di Sardegna Sassari ascolteremo Nicolò Di Tiene, banco di Sardegna che continua ad avere difficoltà di comprensione assolutamente anomale, è solo la seconda palla persa, però questi sono giocatori che si conoscono, è la prima palla persa e si conoscono davvero a memoria, è quantomeno bizzarra questa scarsa lucidità, non è la Sassari che siamo abituati a vedere. Aumenta forse l'intensità difensiva e da qui potrebbe ripartire la formazione sassarese. Nicolò Di Tiene da bordo perché? Sì, Sacchetti ha gridato 2-3 volte, andiamo, andiamo in attacco, siamo troppo lenti, dobbiamo giocare con più velocità.
E qua conferma chiaramente di quello che un grande giocatore come Riccardo Pinti ha sottolineato ieri, semplicemente l'uomo che ha vinto, che ha alzato più volte la Coppa Italia nella storia della nostra pallacanestro. E qua è semplicemente, è assolutamente, tra parentesi, sei l'unico Ricky che ha alzato quel trofeo 7 volte. Davvero mi fa piacere pensarlo, pensate che non me lo ricordavo nemmeno, quindi fa conto quanto. E io te lo ricorderò spesso perché mi fa molto piacere poterlo fare. Grazie, no, anche perché davvero così anche la mia memoria inizia ad allenarsi un po'. Va. Non fare così. Intanto Fulz penetra, scarica nell'angolo per Formenti, ancora un altro dei protagonisti tra l'altro proprio della partita di andata, lo abbiamo detto, 12 punti per lui al Pala Serra di Migni. Sassari deve reagire, meno 6 adesso, Buzzi Thornton prova a girarsi e trova un ottimo canestro di Thornton. Davvero gran canestro di Thornton, sta cercando di andare più volte possibile vicino alle tacche in post basso perché è l'unico della squadra che può farlo. Ancora Fulz, lo scarico questa volta è per Zerini, Scotty Reynolds utilizzato più come guardia, ma in questo caso l'assist è per Cedric Simmons, tornato in campo a prendersi il fallo di Isley. Ha preso un discreto vantaggio Reynolds con il buon blocco di Simmons che poi ha girato molto bene dentro, gli ha servito un passaggio non facile da ricevere perché era molto ravvicinato, schiacciato per terra, è stato bravo Simmons a prenderlo, a caricare, andare su per schiacciare in testa a Isley che ha commesso questo fallo per i suoi 2 tiri liberi. Il centro statunitense passaportato bulgaro dal 2011, certo i 2,06 suoi con quel fisico, quasi 120 kg, non è stato facile per lui andare a raccattare il pallone scaricato dal compagno, ma tant'è, c'è riuscito ed ha anche subito il fallo, più 5 e diventano adesso nuovamente 6 i punti di vantaggio, ma il banco di Sardegna Sassari sta giocando una partita in cui è partito davvero col freno a mano tirato. Drake Diner non lo ha fatto assolutamente e arriva ancora la quinta tripla a segno per un Drake Diner già a quota 19, stratosferico Drake Diner, sta facendo un po' troppo tutto lui in qualche modo, si è diventato questa volta sul ferro, Drake Diner al rimbalzo difensivo, ma finché fa così va bene per Sassari assolutamente. Drake Diner preferisce nell'angolo per Thornton, questa volta mezza sassata, colpisce soltanto a stento il primo ferro. Fulz, l'arresto, il tiro da 3, colpisce Brindisi. Bravissimo Fulz, perché ha aspettato che Zerini fosse pronto per il rimbalzo offensivo per prendere questo tiro. L'ha segnato, ma se l'avesse sbagliato, indubbiamente Zerini era in un'ottima posizione per prendere un eventuale rimbalzo offensivo. Con il 44% Brindisi in questo momento dalla grande distanza. Esce Cedric Simmons, intanto in lunetta ancora Travis Diner. Sta un po' litigando con il tiro libero in questa fase iniziale della partita, ma che ha già servito 5 assist, le mani assolutamente magiche di questo straordinario giocatore che uno degli assistenti di coach Sacchetti, Ugo Ducarello, ha definito il nuovo Gianmarco Pozzecco, non dite la Travis Diner però. Intanto Gibson cerca di sfruttare il tabellone senza riuscirci, Drake Diner il palleggio dietro la schiena per resistere al ritorno di Gibson, palla che esce malissimo dalle mani di Drake Diner, un indizio di concentrazione non massima, poi però il rimbalzo, l'apertura per Travis Diner, molto bravo Thornton e questa volta Piero Butti che vale il time out. Costretto perché invece il tiro di Formenti era assolutamente affrettato e da non prendere, tant'è che ha generato 2 punti facili per Travis Diner in un momento in cui indubbiamente l'inerzia della partita era in mano brindisina. Adesso Sassari, che comunque è una squadra che è in grado di segnare molti punti in un brevissimo tempo, ha fatto capire benissimo che Brindisi non può abbassare un secondo la guardia perché altrimenti viene immediatamente punita. E quella sensazione di un inizio con il freno a mano tirato, quella sensazione che aveva
avevi molto ben riassunto, Riccardo, descrivendo le due squadre come due pugili che in qualche modo stanno studiandosi, si conferma. Bisogna però uscire da questa fase di studio e cominciare a tirare qualche metaforico e cestistico cazzotto, soprattutto lo deve fare il Banco di Sardegna, non può permettersi, fino ad ora ovviamente non l'ha fatto, ma non può permettersi di rimanere in questo stato di semiletargo ancora a lungo. Infatti Brindisi fino a questo momento ha fatto un'ottima partita, non ha ancora invece preso il ritmo giusto o quantomeno consueto Sassari. Sappiamo benissimo però che è una squadra che si accende in un attimo, forse ha proprio bisogno di quello, di un paio di canestri facili, di dei contropiede che generino magari qualche emozione, e di conseguenza vedremo una partita ben diversa, partita che fino a questo momento è stata sinceramente un po' spenta. 40 secondi da giocare in questo secondo quarto, intanto vi ricordiamo che potete anche scegliere il vostro MVP da casa, ma seguiamo per il momento questo attacco brindisino con Sacchetti che cerca di portare peso e muscoli contro Antoine Robinson, e l'intensità difensiva sembra effettivamente essere aumentata, però è buona l'idea per Zerini, si combatte sotto canestro, rapidissimo Gibson a conquistare la palla con i secondi che scorrono. Uzi Thornton che viene affrontato dagli arbitri e che rischia grosso, viene richiamato da Sacchetti, avvertito dagli arbitri, qualche spiegazione. Non era molto d'accordo sull'interpretazione arbitrale, ha commesso il suo secondo fallo. Sacchetti aveva preso una buona posizione per subire un fallo invece in attacco da parte di Gibson, però Taurino ha invece visto le mani sul corpo messe da Thornton su Gibson prima che lo stesso franasse su Sacchetti. Ed allora primo tiro libero per Jonathan Gibson, 20 punti e passa di media partita. Non sembra ancora essersi acceso come abitualmente, intanto completo il consiglio ai nostri telespettatori di seguire e di votare l'MVP. 029-29-660 più il numero di maglia per quanto riguarda il miglior giocatore di Sassari, 029-29-661 per quanto riguarda i brindisini. Ma seguiamo gli ultimi 13 secondi di questo secondo quarto, un secondo quarto che vede in questo momento Brindisi avanti di 4. Drake Diner, mostruosa la sua prestazione, si affida però a Brian Sacchetti che colpisce da 3 e praticamente impatta la partita. Andiamo all'intervallo lungo, Riccardo, con due squadre che sicuramente hanno giocato una pallacanestro al di sotto dello standard di spettacolarità a cui ci hanno abituato. Brindisi forse ha capitalizzato meno di quanto si potrebbe immaginare andando a vedere quello che non ha fatto Sassari. Ascolti. Ma intanto ritorniamo sul parquet con Travis Diner ad amministrare il gioco per Uzi Thornton. Dal posto prova a muoversi Drake Diner che vuole sfruttare il vantaggio, ma poi va a prendersi la stoppata da parte di Simmons. Reynolds innesca Gibson che a sua volta va a svettare su Cedric Simmons, infrazione di passi. Era buono lo scarico di Gibson, ma ha chiaramente strisciato il piede perno che in questa situazione era al sinistro. Di nuovo Drake Diner ad attaccare il canestro. Stavolta la rotazione è giusta, arriva Travis Diner che poi va a scaricare, e stavolta era stata Brindisi a non ruotare gli uomini giusti sugli attaccanti giusti, c'era Gibson su Isley. E qua è stato molto bravo Travis Diner a dare una grossa mano al cugino Drake che aveva fermato il palleggio, non aveva linee di passaggio libere, ha tagliato molto veloce verso il canestro ricevendo appunto da Drake Diner per lo scarico a Isley che poi ha subito il fallo di Simmons. C'è un vantaggio in termini di millisecondi nella reazione tra due che hanno giocato fin dai tempi dell'asilo insieme? La risposta, vedendo di fronte questa azione, è probabilmente sì. Intanto subisce fallo adesso Robinson. Si accusa del fallo Brian Sacchetti, il secondo fallo per Brian Sacchetti. 16 secondi da giocare in questo attacco di Brindisi
Simmons ha qualche piccolissimo problema nell'addomesticare il pallone. Vigiano è tornato in campo, Reynolds si butta dentro, poi con un tocco morbido scheggia però il primo ferro, corre adesso Sassari e sembra farlo in maniera migliore, e stavolta Drake Diner non riesce a centrare quello che sarebbe stato il suo sesto tiro da tre a segno. L'appoggio al tabellone dall'altra parte, da parte di un Gibson che sta ancora cercando però il ritmo giusto. Però ha subito il fallo da Brian Sacchetti, terzo fallo per lui, ha chiaramente spostato la spalla sinistra per cercare di mettere fuori equilibrio Gibson, ha visto però tutto Taurino e gli ha fischiato immediatamente fallo. Gibson a quota 9 punti, prova a raggiungere la doppia cifra e lo fa con questo primo tiro libero. 5 falli subiti dal californiano. Cambia intanto, deve uscire Brian Sacchetti, entra nuovamente il Mersky. Inutile sottolineare le assenze, l'abbiamo già detto, tra Vanuzzo e Ndoye, non si sa a chi attribuire la palma del maggior mancante, della assenza più pesante. Intanto Drake Diner si butta dentro e va a subire il fallo da parte di Gibson. Come già nella prima giornata, anche oggi tutti i contatti nel handchecking vengono immediatamente sanzionati, in questo caso Gibson, l'autore del fallo su Drake Diner. E attenzione, perché per Gibson è il terzo fallo. Molto fermo l'attacco di Sassari e anche questo è abbastanza particolare. Poi nell'angolo c'è Buzzi Thornton che si è acceso in questo terzo quarto e consente al banco di Sardegna di portarsi un punto avanti. Reynolds a servire Vigiano, su cui si porta Thornton. Vigiano prova a rispondere, lo fa bene, risponde immediatamente con un canestro di tre punti su tre punti di Thornton. Lo stesso Thornton gli ha lasciato però troppo spazio. Botta e risposta tra due tiratori della grande distanza. Travis Diner si butta dentro nell'angolo opposto a quello precedente, c'è Ignerski che è meno preciso di Thornton, può correre Sassari, può correre Brindisi, deve correre Sassari, non riesce a farlo e Vigiano 5 punti di fila per lui. Si sta forse accendendo la partita. Ignerski nell'azione precedente in attacco non ha fatto una cosa fondamentale, cioè l'extra pass a un Thornton completamente libero. È assolutamente caldo come abbiamo potuto vedere. Ignerski che prova a cercare un compagno, va a girare poi con la testa alla ricerca di Travis Diner e si butta in mezzo e poi arresto, tiro, primo ferro e corre di nuovo Brindisi a testa bassa. Ignerski porta via palla ma c'è fallo che viene sanzionato addirittura secondo l'opinione di Meo Sacchetti come antisportivo. Sinceramente fatico a comprendere questo, no, assolutamente insensata, perdonami Taurino, perché siamo anche amici ovviamente, ma non puoi assolutamente fischiare un antisportivo e dopo oltretutto per le giuste proteste di Meo Sacchetti viene oltretutto fischiato un fallo tecnico. Beh, questo mi dispiace ma non riesco a comprenderlo, cambia l'esito di una gara e non dipende sicuramente da quello che abbiamo visto in campo. Si rischia di cambiare davvero profondamente l'andamento della partita. Intanto il presidente Stefano Sardara abbastanza perplesso, la possibilità nelle mani di Scotty Reynolds di portare Brindisi a quello che, se non vado errato, sarebbe il massimo vantaggio della partita se dovesse realizzare. Dovrebbero esserci altri due tiri liberi adesso. Se è stato chiamato effettivamente il fallo tecnico per le proteste di Sacchetti susseguente all'antisportivo di Ignerski, c'è qualcosa che francamente mi è sfuggito. Sì, lo so, quelli a casa dicono a tante volte ti sfugge qualcosa, però confesso che non ho capito cos'è successo, considerando che secondo me dovevano esserci
due ulteriori tiri liberi. Evidentemente forse non c'è stata in realtà la seconda decisione, quella del fallo tecnico chiamato contro Sacchetti, ma soltanto l'antisportivo fischiato da parte di Taurino. Buon per Sassari che può capitalizzare evitando anche di subire dopo il possesso. Travis Diner che arriva praticamente a un passo dal canestro, preferisce però andare a servire Buzzi Thornton che sbaglia il tiro da tre, si ributta in avanti, c'è Viggiano molto bravo ad aprirsi, Gibson che con l'arresto ed il tiro non riesce a trovare la via del canestro, lo fa poi Simmons. Fa Simmons con una schiacciata incredibile sullo scarico, credo, di Robinson. Davvero l'Enel si sta accendendo e non poco. Bisogna vedere quale sarà la risposta a Tony Isley, che non vuole prendersi il tiro da una posizione in cui avrebbe anche potuto farlo. Taurino che porta indietro Bucchi, 4 secondi per andare al tiro. Ignerski ha la possibilità, non ci riesce. Tony Isley prova ancora a fare saltare Robinson. Arrivano i punti, la partita si sta accendendo adesso. Dall'altra parte Viggiano, primo ferro, Isley allunga il braccio e conquista il rimbalzo. 5 punti di vantaggio per la formazione adesso in difesa. Il banco di Sardegna con Travis Diner a servire Isley. Arriva anche Ignerski, intanto da bordo parquet di Tiene ci ha dato una spiegazione. Non era stato poi sanzionato l'antisportivo a Ignerski, bensì soltanto il fallo tecnico per le proteste da Ameo Sacchetti. Combinazione tra i cugini, Reynolds lascia un minimo di spazio per Travis Diner che mette dentro, vorrebbe anche una chiamata arbitrale, ma sono 3 punti importanti. Dall'altra parte Viggiano ha poco tempo per prendersi questo tiro e attenzione perché adesso la partita si sta accendendo anche da un punto di vista di nervi. Fallo chiamato contro Buzzi Thornton, terzo fallo. Se n'è andato via per non protestare Thornton, l'ha fatto in maniera molto soft Sacchetti, che sta giustamente mimando quello che è realmente successo in campo, cioè Viggiano aveva aperto un po' le gambe andando a contatto con Thornton, che aveva fatto di tutto per evitarlo. Comunque è una partita che sta un po' sfuggendo dalle mani degli arbitri, che sono stati molto bravi fino adesso. Vorrei tornare sull'episodio di prima. Non me ne voglia Taurino, ma la segnalazione era chiaramente di un fallo antisportivo, l'hanno capito tutti e soprattutto l'ha capito Sacchetti, che si è inferocito ed è stato poi sanzionato con un fallo tecnico. Evidentemente poi si è ravveduto anche Taurino, che è un arbitro di grande esperienza, e ha capito che non doveva andare troppo oltre con quella chiamata. Mega stoppata da parte di Cedric Simmons, poi però dall'altra parte non arriva. Intanto adesso c'è davvero gioco, sicuramente spezzettato. Ignerski, infrazione di passi per la fretta di avvicinarsi al canestro dopo che Isley era riuscito a schiaffeggiare il pallone. Intanto il cambio che dovrà essere amministrato al prossimo fischio da parte dei sassaresi, con Robinson dalla media, Gibson che strappa un rimbalzo che diventa oro nelle sue mani. Ancora Thornton a portare il pallone, Drake Diner carica il braccio e colpisce riavvicinando a meno 3 la formazione sassarese, che se è in partita fino a questo momento lo deve fondamentalmente alla mostruosa prestazione balistica di Drake Diner. 6 su 9, 66% da oltre la linea dei 6,75. Intanto buono il taglio lungo la linea di fondo di Viggiano. Gran backdoor, non se n'era accorto Thornton, l'ha ben servito Reynolds. Circolazione nell'angolo, a cercare ancora Drake Diner. Gibson gli rende parecchi centimetri, Diner scarica per Ignerski che però continua a combattere con il canestro, ancora a 0 punti nonostante 6 tentativi complessivi, 6 tiri presi, neanche un punto segnato fino ad ora per il polacco in netta difficoltà, ma l'abbiamo detto, alle prese anche con il mal di schiena, costretto però agli straordinari. Esce sporco il tiro da parte di Viggiano, si fa vedere Drake Diner che è bravo poi nel rubare il tempo a Viggiano. Si era precipitato Simmons, un autotreno a 100 all'ora. Davvero ha quasi toccato la palla per stoppare il tiro di Diner. Viggiano
dopo il tiro sbagliato ha abbassato la testa per in segno di sconforto e non si era accorto che Diner era già dall'altra parte. Sassari difende adesso con tre punti di svantaggio, deve farlo però meglio sotto il tabellone offensivo di Brindisi. Un extra possesso che Robinson punisce. E Brindisi sta giocando meglio, ha la giusta intensità e gli occhi per vincere questa partita. Ovviamente un extra possesso con cui Robinson punisce Sassari, poi Isley che ha difficoltà sotto il tabellone, preferisce saggiamente scaricare per Thornton. E attenzione perché invece adesso Sassari sta giocando da Sassari, negli ultimi minuti ha preso il ritmo giusto, molto bene Isley, aveva capito che Simmons gli stava coprendo tutta la luce, ha trovato Thornton dietro la linea da tre, anche Thornton fino a questo momento uno dei più positivi insieme appunto a Drake Diner. Cedric Simmons, sei stoppate messe a segno in questa partita, ad amministrare la rimessa consegnando poi il pallone a Scottie Reynolds, assoluto protagonista della partita vinta contro Siena. Gibson si prende un tiro praticamente da fermo, più 5 per Brindisi, si butta dentro Drake Diner, poi Isley che perde il pallone pasticciando con Igneski, Gibson dall'altra parte per Vicello che schiaccia, Brindisi cerca di accelerare. Costringendo Sassari a chiamare il time out, ci ritroviamo tra pochissimo. Punti di vantaggio a 2 minuti e 50 dal termine di questo terzo quarto. La partita è salita di ritmo, Sassari ha cercato di rimetterla più sul piano della sua velocità, ma in questo caso è stata Brindisi a rispondere. Sassari però, se riesce a portare la partita ancora più su in termini di bollore, chiaramente si ritrova nel suo ambiente naturale. Nick Di Tiene dalla panchina sassarese. Sì, la transizione, il nostro problema in difesa, sarà Drake a marcare Gibson e poi premere sull'acceleratore in attacco, siamo bloccati. Sacchetti adesso, Riccardo vuole evidentemente ulteriormente accelerare i riflessi sassaresi in una partita in cui Bucchi è riuscito in qualche modo ad addormentare, ad incantare quella macchina fatta di corsa e di tiri rapidi, di soluzioni veloci. Ancora Drake Diner a lamentarsi in qualche modo con i compagni per il rallentamento dell'azione offensiva. Spalle a canestro, Bucci, Thornton che si gira e trova un grande canestro. Thornton in cattedra adesso. Molto bene Thornton dal post basso, ricordiamo è l'unico che sta raccogliendo qualcosa da quella posizione per la sua squadra. Reynolds vede Robinson in punta. Robinson che adesso ha qualche difficoltà, anche se Brian Sacchetti deve amministrare i tre falli. Travis Diner trova una posizione, una sorta di rabdomante del pallone. Straordinario Travis nell'intercettare la palla e poi nel lanciarsi in contropiede subendo il fallo. È stato davvero molto bravo Travis Diner perché era stato battuto in palleggio, è andato ad aiutarlo Isley ed è scalato molto bene sull'uomo di Isley, proprio lo stesso Travis Diner intercettando questo pallone. Un recupero molto importante, così come molto importante e fondamentale per Sassari era stato il canestro in precedenza di Bucci Thornton. Sicuramente Sassari ha le armi offensive spuntate, senza Vanuzzo manca un esecutore dalla grande distanza, ma certamente se anche soltanto una parte dell'arsenale offensivo del Banco di Sardegna ritorna a disposizione di Meo Sacchetti, Bucchi deve chiaramente trovare a sua volta le contromisure e questo rende la partita immediatamente molto più tesa, molto più vibrante e anche molto più divertente da raccontare.
Sicuramente si è accesa una partita che emozionalmente era stata piuttosto spenta nel primo tempo. Ha contribuito sicuramente l'Enel ad alzare l'intensità, ad alzare anche il ritmo di questa partita, e le è andata dietro il banco di Sardegna. Adesso c'è una partita divertente da vedere, da giocare, soprattutto da poter commentare. Travis Diner di fronte a lui, Scottie Reynolds, per entrambi 7 assist in questa partita, per entrambi un massimo di 12 assist in campionato. Del resto il tiro di Thornton corto, pallone che arriva nelle mani di Gibson, poi Travis Diner che alza le braccia, Gibson che vola verso il canestro, Viggiano che cerca di mantenere il possesso, Gibson che si rialza come se nulla fosse stato, per fortuna. Mamma mia cosa aveva cercato di fare Gibson, è stato molto bravo Thornton a cercare di impedirglielo, era andato su forte per schiacciare, bravissimo Thornton a impedirglielo con il braccio ben alzato, non c'era assolutamente il contatto falloso. Grande performance atletica di Gibson, ma grande risposta da parte di Thornton. Sacchetti viene affrontato, raddoppiato da Zerini, subisce il fallo. Ha abbassato le braccia Reynolds quando forse se le avesse tenute ben in vista aveva messo davvero nei guai Sacchetti. Viene fischiato fallo, ma era quasi palla recuperata. Terzo fallo contro Scottie Reynolds. Brian Sacchetti cerca la via del canestro, preferisce poi scaricare fuori verso Drake Diner che aspetta il blocco in pick and roll con Easley, che preferisce andare ancora verso Buzzi. Thornton ed è la scelta giusta per il banco di Sardegna. Bravissimo Easley con lo scarico in angolo per Buzzi Thornton. A proposito di esami di maturità, non solo per una singola squadra, non solo per un'intera squadra, ma anche per un singolo giocatore. Dall'altra parte però risponde Gibson. Questo non è un canestro di intelligenza, ma di grandissima classe cestistica, così come invece Isley ha fatto un gran lavoro. Intanto nell'angolo Thornton consecutivamente a segno per Sassari, va a ricucire o perlomeno a riportare il banco di Sardegna a meno 2 quando siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto. Ancora Gibson deve stringere su di lui Drake Diner, Scottie Reynolds su cui si porta Travis Diner, si stacca Zerini ma preferisce far tutto da solo Gibson. 30 secondi, corre adesso Sassari, ancora Thornton, la sua mano sinistra, il suo terzo bersaglio centrato consecutivo, e il banco di Sardegna adesso è davvero nel suo mondo. Ultimi 17 secondi di un terzo quarto in cui sembrava che Brindisi potesse allungare, ma poi si è svegliato Buzzi Thornton. 23 punti al termine di un terzo quarto veramente letale per l'Exenese, che però adesso commette un errore banale, forse proprio perché è talmente carico per quello che sta facendo in questa partita, va a commettere un fallo che non è da Thornton, proprio perché ha una grande capacità di controllare visti i tanti anni sul parquet. Commette il suo quarto fallo su un tiro, anzi su una finta di Viggiano. Questa è una brutta notizia per Sacchetti, sicuramente migliore per Bucchi. Thornton che aveva chiuso il primo tempo a quota 6 punti ne ha 23 adesso sul suo personale tabellino. Un terzo quarto mostruoso per Buzzi Thornton, sporcato proprio in chiusura. 2 secondi intanto da giocare, Travis Diner deve far partire il tiro, non c'è il canestro e dunque un punto di vantaggio per l'Enel Brindisi sul banco di Sardegna. Sassari si va al ultimo riposo corto nella stessa situazione, Riccardo, in cui si era andati al riposo lungo, ossia un punto di vantaggio, uno solo, minima lunghezza per Brindisi su Sassari. Aveva cercato di strappare Brindisi, lo stava facendo, c'è stato però il rabbioso rientro di Sassari, che è questa squadra, magari fa dei tiracci per 4 azioni consecutive, dopo sale in cattedra Thornton, 3 triple che riportano tutto al punto di prima. Brindisi sta facendo davvero una grande partita, Sassari non sta magari giocando come siamo abituati a vederla, sta soffrendo molto l'Enel, però è ancora là, è ancora in partita, un punto è nulla. Buzzi Thornton non soltanto la caterva di punti segnata nel terzo quarto, ma anche 5 rimbalzi e 5 assist
che si uniscono ai 9 di Travis Dinner per segnare un vantaggio in termini numerici, almeno in questa particolare statistica, 21-16. Nicolo Di Tiene dietro la panchina Brindisi. Sì, è sempre la difesa sul tiro da tre il nostro problema, dice Piero Bucchi. Gibson e Reynolds sono tre falli, dobbiamo essere attenti in difesa con l'intensità e soprattutto con la foga. Chiaramente anche per Piero Bucchi, Riccardo, c'è qualche problema di falli da amministrare, ma in questo momento quello che preoccupa più, quello che è più preoccupato per i falli è sicuramente Meo Sacchetti, andando a vedere i quattro falli che gravano sulle spalle di un Puzzi Thornton, autore di 17 punti nel terzo quarto, il ricucitore di ogni strappo tentato da lei nel Brindisi. Indubbiamente pesano e non poco sul banco di Sardegna questi quattro falli di Thornton, sicuramente uno, cioè il quarto, doveva evitarlo vista la sua esperienza. Fatto sta che comunque è una partita che il banco di Sardegna deve giocare con o senza Thornton, anche perché si trova davanti un Enel Brindisi che sta davvero disputando un'ottima gara. Attenzione ai quarti, statisticamente Sassari che è 4-1, 4 vinte e una persa nelle partite terminate punto a punto, è la squadra più forte negli ultimi 10 minuti di partita, mentre sicuramente è più in basso Brindisi in questa statistica, per cui bisogna che Bucchi, se vuole portare a casa questo match, deve aumentare al massimo l'intensità dei suoi uomini. Intanto De Vecchi va a disturbare vittoriosamente insieme al resto della formazione sassarese l'attacco brindisino. Nulla di fatto, scadono i 24 secondi, Travis Dinner raddoppiato, Sacchetti nell'angolo prende una tripla un po' avventurosa, nessuno va poi alla caccia del pallone. Scotty Reynolds allora dall'altra parte, sempre un punto di vantaggio per la formazione brindisina, palla recuperata ancora da Sassari, l'appoggio schiacciato di Drake per Travis Dinner che utilizza il corpo per difendere e mettere dentro. Un brutto passaggio di Reynolds intercettato da Sacchetti, ha generato immediatamente questo contropiede ben condotto dai cugini Dinner. Banco di Sardegna che rimette la testa avanti, Reynolds cerca di penetrare e scaricare, preferisce poi dare il pallone a Robinson che però affretta un po' il tiro e non trova la giusta posizione di piedi e mani. Dall'altra parte invece il pallone viene sputato dal canestro, poi Easley va a metterci una mano mantenendo la possibilità del possesso per il banco di Sardegna. Ha aumentato la sua aggressività comunque il banco di Sardegna, mi sembra invece che l'abbia un po' persa in questo inizio di ultimo quarto Brindisi. Travis Dinner nella rimessa, si stacca Brian Sacchetti, poi Drake ancora per Travis Dinner, il consegnato, il blocco da parte di Isley, poi prova Formenti ancora a marcarlo Sacchetti e questa volta la tripla di Brian Sacchetti va a centro, va a segno, più 4 per il banco di Sardegna. Adesso l'esame di maturità lo deve passare o deve provare a passarlo Brindisi. Intanto però fallo in attacco contro la formazione di Bucchi. E quando comincia ad andare male può andare soltanto peggio, quando il momento comincia a girare deve essere l'esperienza di un uomo come Bucchi quella a rimettere nella testa dei suoi giocatori i giusti ritmi, le giuste scelte, quello che invece sta facendo adesso perfettamente il banco di Sardegna. Travis Dinner di Giano che si gira verso Taurino, fallo di Jeff Viggiano, il quarto fallo per Jeff Viggiano e comincia ad essere un problema il terzo fallo per Jeff Viggiano. Si li ha commessi due, uno in seguito all'altro, il primo su un blocco in attacco irregolare, adesso cercando invece di forzare un blocco in difesa. L'Enel sta subendo un break da parte di Sassari e sembra
subirlo soprattutto psicologicamente, perché il linguaggio del corpo è molto meno attivo e positivo rispetto a prima. Assolutamente vero. Dall'altra parte invece c'è un Banco di Sardegna che adesso può amministrare la partita secondo i suoi schemi, può correre, lo abbiamo detto, la pericolosità di questa squadra. Travis Diner prova ad inventarsi un canestro, poi Isley non ha mani abbastanza forti per strappare il pallone da quelle di Cedric Simmons. Dall'altra parte il fallo salva la formazione brindisina da un mezzo rigore a porta vuota. Fallo di Sacchetti. È stato bravo. Quanto fallo. Fultz a far vedere questo fallo subito da Sacchetti. Mette il suo quarto fallo. Due giocatori. Scusa Riccardo. Due giocatori che per Sassari sono adesso gravati da quattro falli. Sacchetti e Thornton. E anche per Sacchetti è un problema che pesa doppio nell'economia del Banco di Sardegna, considerando che si stava veramente scaldando adesso, aveva trovato una tripla importante in apertura di questo quarto quarto. Drake Diver che invece ha trovato triple importanti un po' dappertutto durante la partita, prova ad alzare la parabola. Ha cercato di alzare la parabola, non ha segnato, è stato fischiato un fallo a Isley in attacco che ha spinto per prendere questo rimbalzo. Adesso l'Enel ha la necessità di trovare questo canestro proprio per cercare di rompere il ghiaccio, un ghiaccio che si è formato subito dopo la fine del terzo quarto. Non sembra davvero avere la convinzione giusta che ha avuto per i primi 30 minuti la squadra brindisina. Problemi intanto per Robinson che è costretto a tornare in panchina, problemi supplementari da risolvere per Piero Bucchi. Fultz che cerca di armare Gibson, su cui va De Vecchi, il pick and roll con la schiacciata roboante di Simmons. Bravissimo Gibson, ma altrettanto bravo Simmons a bloccare, a girarsi velocemente per ricevere la palla, dopo andare a fermarlo a quelle altezze letteralmente impossibile. Difende un punto di vantaggio adesso il Banco di Sardegna, va via Travis Diner e poi preferisce scaricare Ignerski nell'angolo. C'è Drake Diner che aspetta e consegna altri tre punti al Banco di Sardegna. E questa volta è stato bravo Ignerski a fare l'extra pass che non aveva fatto in precedenza. Armare la mano di Drake Diner oggi è molto facile. 27 punti per Drake Diner. Fultz a sfruttare ancora il blocco, poi infrazione di palleggio per il play brindisino. Palla persa per la formazione di Bucchi. Ha chiaramente toccato la palla con la mano sinistra Fultz, questo è il motivo della chiamata arbitrale, doppio palleggio che sicuramente non aiuta mentalmente la squadra brindisina. Un parziale, mini parziale di 8-3 per Sassari in apertura di questo quarto quarto che ormai si avvia verso la metà. Travis Diner per De Vecchi, si fa vedere Drake Diner che cerca di combinare con Isley, pallone buttato via da De Vecchi. Dall'altra parte Reynolds aspetta, De Vecchi rientra, la transizione difensiva di Sassari in questo caso è completata. Reynolds poi fa tutto da solo, primo ferro, ma arriva dove nessun giocatore sassarese può arrivare. Simmons sta tenendo a galla l'Enel Brindisi da solo in questo momento. Brindisi che si affida alla fisicità, Drake Diner attacca il canestro, vede un varco, ci si butta dentro. Bravissimo Travis Diner a servire il cugino Drake, ha capito qual era il passaggio da fare nel momento giusto. Dall'altra parte è vero una conclusione che non può fare contento Bucchi. Drake Diner per Travis, quasi la combinazione è talmente veloce che persino i due hanno qualche difficoltà a comprendersi. Ignerski, poi De Vecchi schiacciato per una circolazione che serve ancora una volta a Drake Diner, rimbalzo conquistato in attacco da Sassari. Questa volta Ignerski era stato bravissimo nel prendere la linea di fondo, ma sbaglia un rigore stavolta davvero a porta vuota che forse avrebbe davvero reso impossibile la prosecuzione della partita, davvero molto complessa. E invece Gibson freddissimo con la punta delle dita.
Ha mancato il colpo del KO per ben due volte Diner. È stato bravissimo Gibson invece dall'altra parte a correre il campo, a segnare due punti che riavvicinano ancora l'Enel Brindisi. Si butta dentro De Vecchi che scarica poi per Drake Diner, che però perde palla con la sfera che tocca la linea laterale. Deve chiaramente rischiare Thornton adesso Sacchetti. De Vecchi non sta ovviamente rendendo pericolosa la propria squadra in attacco, cosa che invece Thornton è capacissimo di fare vista la partita fino a questo momento. Non è molto d'accordo Drake Diner con questa chiamata arbitrale, ma cosa fatta capo A si dice. 4 minuti e 30 da giocare o poco più, con le due formazioni separate soltanto da due punti. Zierini prova ad alzare il pallone, poi capisce che la cosa migliore da fare è quella di andare su Cedric Simmons. La cosa da non fare è regalare anche il tiro libero supplementare, la cosa sbagliata fatta da Ignerski. Bravissimo Zierini, anziché prendere un tiro da tre che è nelle sue corde, ma oggi sicuramente non è una giornata felice per lui da quella posizione. Ha fintato il tiro, la penetrazione, è arrivato Isley per l'aiuto, un po' troppo pigro il rientro di Gneschi. La palla poi arriva a Simmons che schiaccia anche senza nemmeno saltare quasi, ma facendolo arriva ad altezze siderali e soprattutto con una potenza impressionante. Solo due punti con l'errore di Simmons al tiro libero supplementare. Ancora Ignerski che cerca di combinarsi con Drake Diner, e Diner che poi preferisce far tutto da solo. Ignerski che non riesce a trovare il canestro, litigando in continuazione con il Ferri. Nell'angolo Zierini e l'hai chiamato giocando il tiro della grande del Fiorentino. Bravissimo Zierini, questa volta doveva prendere quel tiro sull'ottimo scarico di Gibson. E Brindisi è di nuovo tre punti avanti, 3 minuti e mezzo, ancora un'eternità. Questa volta è Travis Diner con la mano in faccia. Incredibile, quando la partita arriva nel momento clou, ecco che arriva Travis Diner con questo incredibile canestro da tre. Era in realtà stato chiamato da due e manca ancora un punto per Sassari per completare l'ennesimo pareggio. Rimbalzo di Ignerski difensivo, almeno da questo punto di vista Ignerski sta cercando di rendersi utile, anche se sotto il canestro offensivo ha davvero litigato tanto con il ferro. Ancora 0 punti con 8 tentativi. Thornton litigano adesso Ignerski e Tony Isley. Corre invece Brindisi con l'assist dietro la schiena, Thornton l'ha stoppata. Ancora però più di 15 secondi per giocare, ne basta uno a Simmons per decollare verso i suoi 16 punti conquistati con un dinamismo e una fisicità spaventosi. 3 punti di vantaggio da difendere adesso per l'Enel Brindisi contro il banco di Sardegna, che ha dato palla in mano a Drake Diner che va a subire il fallo. Un fallo molto importante questo, cercato e subito da Drake Diner con Gibson che ha appoggiato la mano sinistra sul corpo di Drake Diner. Non ci sono due tiri liberi perché non è ancora stato raggiunto il bonus. Adesso però l'Enel Brindisi ha davvero in mano l'inerzia di questa partita e manca davvero poco. Travis Diner prova a colpire dalla grande distanza, 3 punti da far diventare oro per quanto riguarda la formazione brindisina, 3 punti da rimontare per quanto riguarda Sassari, che ha avuto fino ad ora il miglior Drake Diner della stagione a livello di punti segnati. 2 minuti e 17, stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di partita. Reynolds, possesso davvero pesantissimo. Fulz gli si para davanti, Travis Diner. Gibson gravato da 4 falli, cerca di portare in giro la difesa avversaria. C'è poi la spinta da parte di Cedric Simmons alle spalle di Brian Sacchetti. Ha sbagliato un rigore per lui Gibson, era un tiro che normalmente segna a occhi chiusi, sarebbe stato un colpo difficile da subire per il banco di Sardegna. Portava a più 5, avrebbe portato a più 5 Brindisi. Mentre invece dall'angolo Drake Diner va a colpire, è un tiro da 2, Drake Diner che scavalca quota 30,
31 punti per lui, 7 su 12 dalla grande distanza, il 50% da dentro la linea dei 6,75. Gibson aspetta il blocco, l'aiuto e poi lo scarico, mentre dall'altra parte prova a tirare Robert Fultz. 1 minuto e 38, un solo punto da difendere per la formazione brindisina. Si alza Isley che deve andare a canestro, prova a schiacciare ma subisce il fallo. Aveva sbagliato da 3 punti Thornton, che chiaramente si era raffreddato dopo essere andato in panchina, ma ha preso un rimbalzo incredibile. Isley è talmente importante per questi due tiri liberi che davvero sono fondamentali. Una gara che è diventata finalmente bellissima come avevamo pensato lo fosse dall'inizio. Emozioni che nel primo tempo non abbiamo visto, adesso invece ce ne sono e come. Ci ritroviamo tra pochissimo, ma proprio pochissimo. Rieccoci di nuovo insieme, Riccardo. La palla canestro è splendida anche per questo motivo. Abbiamo visto una prima metà di partita a dir poco poco emozionante, quasi sonnacchiosa. Le due squadre si sono studiate a lungo, ma quest'ultimo quarto ci risarcisce delle emozioni dandocene davvero davvero tante. Nicolò li tiene rapidissimamente mentre Tony Isley si prepara ai due liberi forse più importanti dell'intero match. Sì, Bucchi ha chiesto soprattutto di non perdere lucidità nella scelta dei tiri. Calma, non esageriamo con la velocità, usiamo i 24 secondi. Raccomandazione probabilmente destinata soprattutto a Jonathan Gibson. Assoluta parità adesso, quando stiamo per entrare, siamo già nell'ultimo minuto e mezzo di partita. Isley dalla lunetta, non entra il secondo libero, punteggio pari. Scottie Reynolds a chiamare lo schema d'attacco, si fa vedere Jonathan Gibson, su di lui si parla Drake Diner che riesce a passare sopra il blocco portato da Simmons che poi si allarga, la palla scheggia il ferro e ritorna nelle mani di Sassari. Gibson non freddissimo in quest'ultima fase, siamo in questo momento nell'ultimo minuto. Sacchetti che porta il blocco, stadio schiacciato per Thornton che prova ancora ad andare spalle a canestro, si stacca e non riesce però a trovare la via dal canestro. Allora Reynolds dall'altra parte, 42, profumo di supplementari in questa partita, anche se è più probabile che il match verrà risolto con un colpo di genio di uno dei grandi tiratori di una delle due squadre. Reynolds cerca di andare dentro, non riesce a farlo, quasi ricadendo indietro consegna un possesso che diventa quasi decisivo. Riccardo, direi decisivo, un bruttissimo tiro, una bruttissima scelta di Reynolds. Ha voluto fare tutto da solo Scottie Reynolds e a questo punto chiaramente Sassari vuole sfruttare fino all'ultimo il vantaggio. 3 secondi rimarrebbero alla conclusione di questo attacco. Travis Diner, le mani di Brian Sacchetti, la conclusione da 3, il ferro che ferma il pallone, un secondo per il tiro, prova Scottie Reynolds, non c'è tiro, ci sono i supplementari. Era stata comunque fischiata un'infrazione di passi a Reynolds, non sarebbe comunque stato giudicato buono il tiro, è scaduto comunque il tempo. Ovviamente si continua a soffrire perché questa partita non è ancora finita, ci saranno i tempi supplementari e direi che la degna fine di una partita molto bella, soprattutto nel secondo tempo. Sicuramente le mani di Brian Sacchetti non erano quelle predestinate nell'idea di papà Meo Sacchetti. In qualche modo Brindisi è riuscita ad evitare che quel pallone così pesante finisse nelle mani di un Drake, di un Travis Diner o di un Uzi Thornton. Situazione falli che adesso comincia ad essere davvero significativa. Thornton con 4 falli, Brian Sacchetti con 4 falli, Isley con 3, dall'altra parte Vigiano e Reynolds a quota 3 falli insieme a Cedric Simmons, 4 falli per Jonathan Gibson. Sicuramente una situazione falli complicata per entrambe le squadre, direi forse più per Sassari.
Adesso 5 minuti di extra time, 5 minuti di continue emozioni, cosa che ci hanno dato le due squadre in questo secondo tempo. I due presidenti faccia a faccia, Sardar e Marino, effettivamente per entrambi un battesimo di Final Eight di Coppa Italia che non verrà dimenticato a prescindere comunque dal risultato. Una partita tesissima che alla fine ha portato entrambe le squadre verso un punteggio che è quello che si confà alle due formazioni. L'abbiamo detto, Sassari ha ancora un punto da segnare per raggiungere la sua media di 88, miglior attacco della Serie A per Brindisi, è già uno sforzo supplementare arrivare a 87, Brindisi che comunque è la terza bocca da fuoco complessivamente della massima serie di questa Serie A Beko. Si torna in campo, 5 minuti di tempo supplementare, di primo supplementare per decidere questo terzo quarto di finale di Coppa Italia. Vorrei tornare su un dato statistico che abbiamo visto poc'anzi sulla videata per Sassari: su 87 punti, 85 sono stati segnati dal quintetto, solo 2 dalla panchina. Questo è un dato che non è incoraggiante per Sacchetti, perché ovviamente giusta l'assenza di Vanuzzo, ma ha ricevuto un po' troppo poco dalla sua panchina. Sicuramente Nerski intanto prova subito ad attaccare Travis Diner, che è fortunato nello scarico nonostante l'intercetto di un suo compagno di squadra. Poi Drake Diner, di fronte a lui c'è Gibson, un passo laterale per Drake Diner, poi c'è il fallo chiamato contro Cedric Simmons, il quarto fallo contro di lui. E questa è una brutta notizia invece per Buchi, il quarto fallo di Simmons, che è stato indubbiamente il migliore in campo per i suoi, la sbracciata a rimbalzo per spingere Isley, che peraltro è molto leggero, di conseguenza il contatto si vede ancora di più. Isley che va a realizzare il suo primo tiro libero portando Sassari un punto avanti. Sul ferro il secondo libero con Simmons che non riesce a tenere il pallone in mano. Poi Travis Diner si dispera per un errore che ha dell'incredibile per lui. Dall'altra parte si butta dentro Gibson e Brindisi si porta uno avanti. Strano vedere Travis Diner sbagliare quel tipo di tiro. No, più che sbagliare il tiro, l'errore più grande l'ha fatto nel disperarsi subendo un contropiede davvero molto facile per Brindisi. Isley, inflazione di passi. Simmons che mette le mani sul pallone e praticamente si porta a spasso Isley con tutta la palla. Chiede la palla contesa, che comunque avrebbe, credo, premiato in questo caso lo stesso Brindisi. Freccia verso favorevole alla formazione pugliese. Attacca Simmons che però commette passi in partenza. Buchi l'aveva visto prima ancora del fischio arbitrale, si è girato, mette tardi il pallone a terra Simmons e chiaramente adesso Riccardo, freddezza, lucidità, capacità di amministrare lo sforzo, la stanchezza e la tensione. Thornton, un grande esperto di questo tipo di situazioni differentemente da molti altri giocatori in campo. Fallo di Jeff Vigiano. Ovviamente viene meno anche complice la stanchezza, che sicuramente si sentirà forse più sulle gambe dei giocatori sassaresi, perché le rotazioni di Sacchetti sono state molto corte, hanno giocato tanti minuti i soliti noti, cioè il quintetto, oltre all'apporto di punti che avevamo già citato in precedenza. Secondo tiro libero per Buzzi Thornton, 2 su 2, un punto avanti adesso il banco di Sardegna per una partita che per la gioia degli spettatori, per la bellezza del basket, non vuole saperne di trovare un padrone. Intercettata la palla di
Travis Diner, va Drake Diner a rovesciare il canestro, rientra poi subito Drake Diner, chiaramente c'è anche la stanchezza a annebbiare la lucidità, prova Gibson, che cosa trova? Jonathan Gibson, pazzesco canestro di Gibson con i piedi per terra senza ritmo per pareggiare ancora una volta la partita. Partita ancora una volta aperta, passaggio no look di Travis per Drake, poi circolazione per armare la mano sinistra. Ryan Sacchetti difende la posizione e va a prendersi il fallo. Ottima la circolazione di palla per il tiro da tre di Thornton con i piedi per terra completamente libero. Bravissimo Sacchetti che oltre ad aver fatto l'extra pass appunto per il tiro di Thornton ha immediatamente preso la posizione corretta su Zerini per prendere il rimbalzo e subire questo fallo. Ryan Sacchetti esce il primo dei due tiri liberi, situazione falli con tre uomini brindisini a quota 4. Parte ancora Reynolds che parla con Bucchi, 3 minuti da giocare in questo primo tempo supplementare. Va via Gibson, commette fallo Drake Diner. Il crossover di Gibson ha lasciato letteralmente fermo sui piedi Drake Diner che ha commesso fallo, ancora senza bonus il banco di Sardegna. Palleggio incrociato alla velocità della luce per Ryan Gibson che va via ancora una volta a Travis Diner, poi si combatte per il rimbalzo, le mani sapienti di Boozy Thornton, Drake Diner, Travis e poi ancora Drake che attacca il canestro. Adesso sembra stanco Drake Diner ma riesce a conquistare anche un rimbalzo offensivo davvero molto pesante che consente a Sassari di riattaccare e di rifiatare. Isley prova ad aprire la strada, si va invece per le mani di Sacchetti, ancora un rimbalzo offensivo, Sacchetti che va dentro, si continua a combattere, palla contesa, il possesso andrà a Brindisi, un poco perplesso considerando che forse la palla ce l'aveva in mano lui. Ce l'aveva in mano, sì, l'aveva già strappata e sinceramente il tempo passato con entrambi i giocatori con la palla in mano era stato brevissimo. Adesso ancora un time out chiamato dall'Enel Brindisi, le squadre stanno sentendo e non poco la fatica. Più di un tiro rifiutato anche dai giocatori di maggior classe, più di un tiro che non ha trovato la via del canestro con i due cugini Diner da un lato e dall'altra parte soprattutto Gibson a continuare a cercare la via del cesto. Un punto di vantaggio per la formazione del banco di Sardegna Sassari. La sfida tra Diner, Travis Diner e Jonathan Gibson. Chiaramente i 12 assist di Travis Diner fanno la compensazione sul doppio dei punti segnati da Gibson. I due cugini Diner stanno tenendo davvero in alto una formazione sassarese che, come avevi giustamente sottolineato Riccardo, dipende enormemente dal quintetto base. Drake ha la sua miglior prestazione stagionale in termini di punti e Travis Diner che ha eguagliato il numero di assist messi a segno per la terza volta in stagione. Appena potremo ovviamente in linea a Nicolò Di Tiene. 2 minuti e scampoli da giocare in questo tempo, primo tempo supplementare. Ancora Gibson che prova ad alzare l'alley-oop o parzialmente alley-oop, possesso ancora per la formazione brindisina. Nicolò Di Tiene, rapidissimo. Sì, problemi di falli non ci deve condizionare nell'intensità, va bene così, 2 minuti ancora per avere per fare questa impresa. Davvero una impresa sarebbe per la formazione brindisina, ma lo stesso discorso vale per il banco di Sardegna Sassari, seconda forza legittimissimamente di questo campionato. Poi adesso Simmons che va a canestro stavolta senza scegliere la soluzione di forza, un punto avanti, 2 minuti da giocare, 1:55 di una partita che sembra non volere finire mai. E Diner che guarda il canestro che serve Isley che questa volta per sicurezza schiaccia dentro. Gran passaggio scarico di Drake Diner per Isley per la schiacciata per 2 punti che riportano avanti di 1 il banco di Sardegna. Ormai è veramente punto a punto. Gibson
Si rinnova ancora una volta il duello con Drake Diner, questa volta Gibson preferisce lo scarico, poi Travis Diner capisce tutto, agguanta il pallone, non riesce però a salvarne il possesso. Quasi palla persa, o meglio recuperata da Travis Diner, che si è gettato contro le transenne rischiando oltretutto di farsi male. Di nuovo ovviamente subito in campo Travis Diner, la rimessa per Gibson che poi riconsegna a Reynolds, Reynolds che scivola per un attimo, prova a prendere la linea di fondo per Viggiano, è però scaduto il 24esimo secondo. Zerini, importantissimo il suo rimbalzo, poi c'è l'assist ma c'è il fallo in attacco chiamato contro Brindisi a vanificare la bella impresa del giocatore dell'Enel Brindisi. Aveva fatto una gran cosa Zerini prendendo un rimbalzo difficilissimo, ha scaricato a Viggiano che però non è riuscito a controllare il corpo. Doveva tenere i piedi per terra e scaricare così come aveva fatto a Simons che era libero sotto canestro, invece ha commesso il suo quinto fallo e è costretto ad andare in panchina a guardare il finale di partita. 1:10 da giocare in questo primo tempo supplementare, quando dico primo intendo primo perché potrebbe non essere l'unico. Drake Diner, nuovamente di fronte a lui Gibson, Diner cerca di prendersi e trova un tiro da tre punti che porta a un più di un possesso di vantaggio Brindisi. Gibson vuole subito replicare il rimbalzo conquistato da Buzzi Thornton. Drake Diner adesso, 50 secondi da giocare e questo possesso sassarese diventa davvero quello decisivo. Ci vuole ragionare sopra, vuole fare scorrere il cronometro al massimo. Prova ancora nell'angolo Drake Diner che prende la mira, non va il suo canestro. Thornton commette fallo, poteva essere il colpo del KO. Era sicuramente il colpo del KO, sbagliato da Drake Diner, a cui non si può imputare assolutamente nulla. 36 punti fino a questo momento col canestro forse più importante di tutta la partita, cioè quello segnato in precedenza. Adesso forse Thornton ha commesso un altro fallo da evitare, oltre ad essere il suo quinto. Va a fermare il tempo, a mettere in lunetta Reynolds che ha la possibilità di accorciare il punteggio. Va a segno il primo tiro libero di Reynolds, 77-8 statisticamente dalla lunetta per il giocatore dell'Alabama, 2-2 e adesso tornano 2 i punti di vantaggio per la formazione sassarese. Bisognerà capire che cosa deciderà di fare Brindisi. Drake Diner, Sacchetti si posiziona nell'angolo, Buchi che viene tenuto a bada, ovviamente cerca di utilizzare fino in fondo il cronometro. Sassari con Travis Diner che vuole arrivare fino in fondo, rilascia un tiro assolutamente 24 secondi e il pallone può tornare nelle mani della formazione brindisina per un attacco da 5 secondi e mezzo. Momento assolutamente topico della partita, Brindisi con un tiro da tre potrebbe andare a vincere la partita, alza la parabola Gibson che fa tutto da solo e consegna il match al Banco di Sardegna Sassari, una conclusione che...